mezza notte passanti, scrivono a distanza. Chiara aspetta con le quattro frecce, Sara che aspetta di cadere incendiando il cielo come un meteorite, pensa. Sei più bella adesso mentre sfiorisci, sei come i fondali oceanici che resteranno sconosciuti di ritorno dai tuoi viaggi di 4 anni. E pensa, guardo qui, ci sono tutti i miei punti deboli. Guardami, mi lascio dietro gli spazi bianchi. Forse si trattava di accettare la vita come una festa, come ha visto in certi posti dell'Africa. Forse si tratta di affrontare quello che verrà come una bellissima odissea di cui nessuno si ricorderà. E nonostante il flusso costante di gente senza lavoro, di compro oro, respirando lentamente, che celebra la sensazione che la primavera finalmente ne arriva del suo treno. Dell'ex Jugoslavia, forse si tratta di fabbricare quello che verrà con materiali fragili e preziosi senza sapere come si fa. Ma poi Sara stava pensando ad altri volti di ragazzini morti a caserta, ancora all'interpretazione dei sogni, rumori di fondo, la magia che tutto sia senza senso. Adesso la loro osservatorio astronomico sulla scala antincendio, Chiara le ha detto che è pulita, che ha smesso. E non c'è alternativa al futuro. Rientrano in casa, appena dentro si sentono benissimo i rumori, le voci negli altri appartamenti. Ma è tutto perfetto, è tutto perfetto. E forse si trattava di accettare la vita come una festa, come ha visto in certi posti dell'Africa. Forse si tratta di affrontare quello che verrà come una bellissima odissea. E forse si trattava di dimenticare tutto come in un dopo guerra, e di mettersi a ballare fuori dal bar come ha visto in certi posti nell'ex Jugoslavia. Forse si tratta di fabbricare quello che verrà con materiali fragili e preziosi senza sapere come si fa. E dopo aver fatto tutto quello che fanno, si alzano, si lavano, si profumano, si pettinano, si rivestono e così progressivamente ridiventano quello che non sono.